un'analisi, faremo un'analisi di movimento, mobilità e soprattutto anche tensione muscolare e su questo poi ci lavoriamo. Corpo in maniera simmetrica, lato destro e sinistro per capire se ci sono delle rigidità importanti. Allora, in questo caso la zona lombare è molto rigida, partendo. Quindi anche sulle anche, che è una zona per lei cruciale. Facciamo prima una manipolazione sui muscoli, poi sulle articolazioni, dopodiché lavoriamo su dei punti specifici che le faranno un po' male. Sono i cosiddetti acupoint e corrispondono ai meridiani della medicina cinese. Sono praticamente dei canali energetici dove si va a bloccare a volte l'energia. Noi da occidentali invece parliamo di vasi sanguigni e vasi linfatici. Quindi una nomenclatura diversa, però con lo stesso obiettivo di stimolare la circolazione e il metabolismo della zona. Quelli che sono gli insegnamenti millenari che provengono dalla cultura cinese. E nasce anche come tecnica di aggiustamento per i guerrieri. Quindi quando avevano delle slogature, dei problemi sul campo di battaglia, venivano trattati in maniera manuale.